Buonasera, buonasera, di nuovo qua con voi. Eccoci qua per un'altra diretta, questa volta in chiave serale, insomma, come tempo. E siamo qui per, come avete letto magari nella, diciamo così, nel titolo della diretta e del post, continuiamo un po' l'esperienza di ieri, cioè vi faccio vedere degli outfit da mezza stagione. Che oggi strizzano un po' l'occhio magari all'eleganza, quindi ragioneremo magari su pantalone, giacca e maglione leggero, quindi indossare il maglione a pelle, che è una cosa molto comune per chi non ama le camicie. Per questo periodo magari intermedio, dove c'è ancora la stagione invernale, c'è ancora, ma arriva magari di giorno un po' di più caldo, e allo stesso tempo strizziamo l'occhio al prezzo col 50% di sconto. Quindi, ragazzi, cominciamo. Vi faccio vedere un po' di outfit e un po' la diretta sarà come ieri. Quindi metterò due pantaloni di base, uno un po' più smart, quindi un jeans, e un pantalone invece più classico tascafilo, per dargli così l'idea del scusatemi, di un'eleganza un po' più formale, possiamo così chiamarla. Per tutte quelle persone che amano vestire con la giacca, anche i momenti magari più easy della giornata, o anche perché magari si riprende l'idea delle cerimonie in un periodo così climatico un po' particolare e di passaggio. Comincio a salutare un po' che di persone, comincio a salutare Antonio, vi chiedo scusa, Rolf, Federica, Lucia, Elvira, Shalom, o spero si pronunca così, Daniela e Agata. Io direi già di cominciare. E come cominciamo? Beh, con due pantaloni molto facili, un jeans di atipico con la tasca filo che quindi richiama un po', scusatemi veramente, richiama un po' il pantalone classico. E qui invece abbiamo un bel pantalone in una gabardina non troppo pesante, in colore chiaro, che quindi si, come dire, sta bene secondo me anche visto il periodo, in questo periodo di mezzo. Con cosa lo abbiniamo? Beh, io direi di cominciare con una bella giacca blu in lana decostruita, giacca decostruita in lana non troppo pesante, due bottoni con le tasche applicate, monospacco nella parte posteriore un po' più corta, quindi molto divertente, molto veloce. In questo micro check base tono su tono blu scuro e blu un po' più chiaro e lo metto qua per farvi vedere come anche nel mezzo sta molto bene l'insieme scusatemi, dei due colori. Quindi abbiamo il contrasto dello scuro col pantalone chiaro o per chi vuole così interpretare questa giacca con un jeans, lo rendiamo un po' più sportivo. Cosa ci abbiniamo? Beh, per esempio, potrebbe essere bello il maglione chiaro di Harmon & Blaine in questo tessuto lana cotone molto facile e lo metto qui. Quindi per farvi vedere come magari anche lo stacco sta bene o anche la nuance fatta in questo modo. Se una persona ha personalità, anche l'idea del bianco così è molto bella. Oppure lo possiamo ravvivare con un po' di colore e qui io azzardo per esempio l'arancione. Eccolo qua, lo metto direttamente di qua, così lo andiamo un po' a costruire e abbiamo un completo un po' più formale. Ricordo che tutti i maglioni sono in lana cotone, quindi questo tessuto leggero da poter indossare a pelle e soprattutto da poter essere indossato durante il periodo intermedio, e lo rimetto qui appunto per farvi vedere la nuance del colore. Spero si veda, si percepisca. Volevo proprio farvi interpretare il colore. Vogliamo azzardare con un colore un po' più glam? Eccolo qua, il verde pisello, verde speranza. Comunque diamo una gioia, una botta di vita col colore. Togliamo i due maglioni colorati e questa giacca. Lascio questi due pantaloni perché voglio farvi vedere come possiamo interpretare questo outfit con una giacca un po' più brillante. Abbiamo una giacca sempre in lana, la giacca decostruita in lana, con questo check giallo-blu, quindi abbiamo sempre dei colori vivaci ma non eccessivi, e lo metto qui nel mezzo. Guardate che bello il contrasto
della giacca col pantalone chiaro o col jeans, quindi anche il jeans chiaro è un qualcosa che sta molto bene. Qui, avendo una giacca di questo tipo, dobbiamo essere un po' più, diciamo così, parsimoniosi nei colori. Quindi lo possiamo abbinare con questa bella mano molto leggera in questo colore, se vi piace, bluette, e andiamo a creare una cosa di questo tipo. O vogliamo interpretare il mondo di questa giacca con una felpa in tessuto tecnico di Shockley, molto bella, facendo quindi uscire il cappuccio nella parte alta. Eccolo qua, quindi sta molto bene col jeans, il cappuccio fuoriesce e abbiamo l'interpretazione di un outfit con una giacca decostruita, col pantalone un po' più formale o col jeans, ma possiamo sempre dare una forte personalità. Rimettiamo giù la giacca e adesso cambiamo anche i pantaloni. Devo salutare un po' di amici. Arrivo, ragazzi. Eccoli qua. Allora, prendiamo un jeans e prendiamo un pantalone in una gabardina leggermente più consistente, in questo bel colore della terra, quindi questo bel nocciola carico, e lo metto qui. Qui abbiamo invece un bel jeans di atipico, con le rotture, sempre tascafilo, quindi molto di forte personalità. Volevo salutare un po' di amici. Allora, mamma mia, siete tanti. Allora, devo salutare Vincenza, Teresa, Alina, Liberato, Davide, Mario Moretti che mi saluta, ciao Mario, Maria, Katie, Giulia, Nicolas, José, Italo, Antonio, Andrea, Lidia, Gaia, Maria Pia, Elisabetta, Carlo Tolloi, ciao, Alberto Tolloi, ciao, che mi saluta, e Francesco. Proseguiamo, ragazzi, quindi qui abbiamo due pantaloni in colori un po' diversi, quindi colore della terra. Come l'abbiniamo? Beh, andiamo con qualcosa di marrone, quindi una bella giacca di Emmanuel Ritz in tessuto stampato elasticizzato, secondo me molto particolare, doppio spacco nella parte posteriore leggermente più corta. Questo è proprio un tessuto felposo, diciamo così, elasticizzato, una gran bella giacca. Guardate come può essere interpretata, un po' così, più seriosa, ma con comunque colori molto vivaci, che sono questa base di marrone, o sempre col jeans. Ricordate che qui sotto una bella sneaker blu, bianca, in contrasto, sta molto bene. Come ravviviamo il tutto? Beh, possiamo andare a lavorare su un maglione tono su tono, base beige, se vogliamo interpretarlo da questa parte un po' più sportivetto, se così lo possiamo lavorare, maglione di Peteré in tessuto lana cotone colore beige, oppure se vogliamo essere un po' più classichetto, possiamo interpretarlo con il maglione bluette che sta qui sotto e quindi lo andiamo un po' a scurire, oppure, ragazzi, ci proviamo un maglione anche in questo color coccio molto bello, secondo me. Guardate la bellezza, è ovvio che sono dei contrasti un po' più particolari, qui ci starebbe bene una bella t-shirt scura, una bella camicia bianca anche, ma comunque tessuto molto particolare. E anche qui, soprattutto da questa parte, abbiamo una bella, diciamo un bel outfit, non troppo formale, ma assolutamente di forte personalità. Vi lascio questi due maglioni perché possiamo interpretare questi due pantaloni con una giacca grigia. Adesso tolgo questo perché secondo me non ci sta, mentre da questa parte potrebbe anche starci. Guardate comunque la bellezza della giacca grigia su questo tipo di maglione, e gli diamo un po' di colore magari con un bel maglione lime di Aeronautica Militare. Vi ricordo che sono tutti capi che hanno il 50%. Guardate la bellezza di questa nuance anche col maglione magari bluette da indossare sul jeans. Guardate la bellezza. Le giacche, giusto per darvi delle indicazioni di prezzo, sono sempre da scontare del 50%, come anche i pantaloni e i maglioni. Le giacche vanno dai 190 ai 280, i pantaloni dai 110 ai 140, sempre da dividere per due, i maglioni dai 110 ai 180. Proseguiamo, ragazzi, col terzo giro di, diciamo, giacche outfit su pantaloni un po' più, diciamo, classici. Questo è un colore molto particolare, comunque, bello, magari un po' più difficile da abbinare. Scusatemi, ragazzi, se è il bello della diretta, devo organizzarmi. Allora, proseguiamo poi con i prossimi due pantaloni. E qui andiamo a lavorare con le tonalità del blu. Un pantalone di Perfection in questo color
Bluette non troppo carico. Perfection è un brand italiano che si caratterizza in vita per avere questa fascetta, quindi andiamo a vestire molto bene, sempre col 50% di sconto, fatto a pantalone e tasca a filo. Qui abbiamo il jeans in tessuto piatto, quindi non è in colorazione piatta, non è baffato o altro, è molto particolare, in colore blu scuro con le classiche, diciamo, impunture del jeans. Cosa abbiniamo qui? Beh, qui ragazzi ci possiamo abbinare una bella giacca vinaccia di Manuel Ritz, guardate la bellezza di questa giacca con l'effetto melange, sempre doppio spacco con, diciamo così, il colore della melanzana, guardate che bello un contrasto in questo modo fatto, e qui possiamo lavorare sul colore, per esempio, dell'idea del bluette fatto in questo modo, quindi lo mettiamo da questa parte, è ovvio che andiamo un po' a creare delle, così, delle linee un po' forti di immagine, ma insomma è tutto un mix and match, no? Lo possiamo costruire, guardate la bellezza di questo, oppure lo possiamo interpretare molto particolare, secondo me, con l'idea del maglione chiaro, quindi un bel contrasto, e lo mettiamo da questa parte, quindi abbiamo una giacca melanzana, guardate la luminosità, perché comunque sto cercando di darvi degli spunti, visto che andiamo verso la primavera, con della luminosità nei colori, e qui ce l'abbiamo. Vogliamo essere un po' più forti e possiamo abbinarci, per dire, il maglione anche coccio, che ci può anche stare qui sotto, o anche un colore un po' più vivace, come quello per esempio del verde. Eccolo qua, guardate la bellezza di questo maglione, se vi piace. Io cambierei solo la giacca, perché ho la seconda variante colore, quindi sempre Manuel Ritz, melangiata, nelle tonalità del blu. Eccola qua, abbiamo diverse misure, una giacca facile, immediata, quotidiana, e qui andiamo a creare un outfit, forse come nuance di colore più giusta, molto più facile, scusate, e qui possiamo sbizzarrirci magari col colore, con ad esempio questo bel verde olio d'oliva, lo chiamo io, o anche un arancione, quindi andiamo proprio a sposare dei colori per dargli un po' di così di vivacità. Ultime due giacche che vi presento, ragazzi. Avete visto che abbiamo ancora un bel assortimento di giacche e soprattutto strizzano veramente l'occhio al prezzo. Ricordate che tutto l'assortimento è al 50%. E continuiamo con gli ultimi due pantaloni, sempre nelle tonalità un po' del blu, perché la vita del colore lo troviamo soprattutto nelle parti alte. Quindi, il classico jeans, qui abbiamo G-Star, tessuto elasticizzato, con questo, diciamo, blu deciso, leggermente sabbiato, nella tonalità un po' chiara, ma molto bello, sempre asciutto. O il pantalone base blu in una gabardina diagonale, quindi un tessuto lavorato diagonalmente, tessuto elasticizzato, non troppo pesante, sempre coi fondi a 17-18, quindi molto asciutti. E come li lavoriamo? Beh, andiamo a lavorare con una bella giacca col quadro base blu, grigia e marrone, e io la metto qui, quindi andiamo così a creare un'informalità molto forte con immagine. E come completiamo il tutto? Beh, sicuramente con il maglione beige, guardate la bellezza sempre di questo maglione in lana cotone di Peteret, e lo metto da questa parte, guardate come un maglione di questa tonalità dà molta vita, molto forte, diciamo così, ravviva tantissimo questo outfit. E di qua vi propongo la felpa in tessuto tecnico, molto bella, di Shockley, da interpretare e gestire magari con questo outfit su base jeans, quindi un qualcosa di un po' più sportivo, molto facile, molto veloce. Possiamo abbinarci, volendo, anche secondo me, il maglione melangiato di Shockley, sempre per dargli però tinta unita, è un azzardo ma ci potrebbe stare, o in alternativa il maglione anche blu elettrico, per dargli sempre un po' di vita. Guardate la bellezza di questo outfit. Ultima proposta, sostituisco la giacca centrale, rimango nelle tonalità del chiaro, quindi sempre ragiono con un check di stretto 12, due bottoni, mono spacco posteriore, molto facile, in questa tonalità di grigio con il beige all'interno, quindi abbiamo l'idea sempre del
maglione beige che ci può stare molto bene, perché richiama in tutti e due gli outfit, ma qui possiamo sbizzarrirci, secondo me, col maglione chiaro, e gli diamo proprio una botta di vita. Ricordate sempre che vi sto proponendo maglioni, lana cotone, da indossare in questo periodo. Volendo possiamo azzardare col coccio, diventa, ci vuole forte personalità per indossarlo, ma lo possiamo indossare e portare. O anche lo possiamo così ravvivare con una nota arancio. Diventa un qualcosa di diverso, un po' più forte, ma assolutamente portabile. Direi che però questa nuance di colore è molto bella. Ragazzi, io vi ho dato degli spunti, questi per dirvi che ci sono ancora tante opportunità di creare un outfit da mezza stagione con lo sconto del 50%, interpretandolo col maglione girocollo da indossare a pelle, perché non sono troppo pesanti e visto il clima, magari si esce la mattina e diventa fresco e durante il giorno un po' più caldo. Ovviamente un mix and match, 50% di sconto. Per chi non ci conosce, ci troviamo a Percotto, in Piazza della Vittoria 7, a metà strada tra Palmanova e Udine, o Udine-Palmanova, e ovviamente spediamo in tutta Italia. Comincio e continuo a salutare un po' di amici. Allora, saluto Maria, Katy, Giulia, che avevo, no, avevo cominciato prima. Ecco qua, da Andrea, Antonio, Lidia, Anna, Gaia, Maria Pia, Elisabetta, Oswald. Poi saluto Alberto che mi ha di nuovo detto ciao, saluto Jack, Luigi, Calogero, Iannella, Lina, Tonia, Mentor, mamma mia siete veramente tanti, Teresa, Felice, Donatella, Giovanni, Simone, Albana, Giuseppe, Margherita, Dino, Loredana, Rosi, poi Steph, Tore, Leonora. Steph mi chiede, belle, che taglie disponibili? Delle giacche, vi dicevo, abbiamo disponibile tra il 48-50 alcuni modelli, fino anche al 52-54, qualcosa di 56. Ovviamente non c'è l'assortimento di tutte le taglie, ma ce ne sono diverse. Secondo me tendente tra LXL e XXL ce ne sono, tranquillamente. Anche dei maglioni. Però con l'assortimento che abbiamo, magari vi ho proposto delle cose che non vi ho... cioè troverete in store delle cose che non vi ho proposto magari oggi. Saluto anche gli ultimi che sono Stefano, Maria, Imma, Manuela e Tommy. Ragazzi, che dire? Io vi ringrazio tanto. Vediamo se ci sono ancora altre domande. Non mi sembra. No, perfetto. Quindi io vi auguro una buona cena. Non perdete la voglia dello shopping. Venite a trovarci in store perché abbiamo il 50% di sconto. Ragazzi, grazie. Buona cena e ci vediamo domani.